12 aprile 2015 ci troviamo ad Aidone perché oggi si sta svolgendo un importante corso di formazione sul tema della sicurezza nell'ambito del posto di lavoro. Questo corso di formazione è organizzato da Logos, che è un ente accreditato appunto per la formazione, ed è destinato ai migranti ospitati nello SPRAR di Piazza Armerina e di Aidone. L'insegnante da 2 giorni sta spiegando la normativa sulla sicurezza del lavoro per preparare questi ragazzi alle loro prime esperienze professionali che avverranno a breve. E siamo qui in presenza di Emiliano Lo Giudice, che è il docente appunto accreditato della Logos, che, come dicevamo, sta patrocinando questa iniziativa. Emiliano, un'esperienza quindi particolare, lavorare con i migranti allo SPRAR e spiegargli un po' tutta la normativa sulla sicurezza. Sì, una bellissima esperienza. Insegno da 10 anni ormai, ho iniziato molto giovane, però esperienze di questo tipo non avevo avute mai con gli immigrati, anche perché voglio dire sono bravissimi ragazzi, educatissimi, e quello che voglio è sensibilizzare, come faccio spesso anche con gli italiani, alla cultura della salute sui luoghi di lavoro, e nella speranza che, come dico sempre anche a loro, di uscire la mattina e tornare la sera a casa in sicurezza. Hai avuto dei riscontri a livello proprio di interesse da parte dei migranti su questo tema? Sì, molto, anche perché hanno pure il test, quindi stanno molto attenti e ci tengono all'attestazione, perché sanno che comunque può essere uno sgravio per il datore di lavoro, che un domani gli darà lavoro, e quindi per loro è importante. Ogni passo che fanno penso che sia importante sia per l'integrazione che per avere un futuro che vogliamo anche noi italiani, lo vogliono anche loro. Poi loro sono molto giovani, perché sono dai 18 ai 23, a parte un signore solamente, quindi sono interessati. Ecco, sì. Siamo qui insieme ad uno dei ragazzi che sta frequentando appunto questo corso di formazione, Abubakar. Abubakar, intanto, da dove vieni tu? Io sono di Abubakar, vengo da Gambia. Viene dal Gambia. Just one question, why this course on security in the workplace is important for you? Yes, I like this course because I learn a lot of things there, because I will get a document, after document they will promise to work. So after work, maybe I'll do a lot of things in Italy, because I love Italy, a lot of things, I really love. So what are they teaching in this course? Yes, we are doing how to work. When you go to the work, what we are going to do between your boss and you also. So we are talking a lot of things there. So I really like it. E sentiamo anche un altro studente che sta partecipando a questo corso sulla formazione, Juned, che sei dello SPRAR di Piazza Armerina. Sì. Che ne pensi di questo corso sulla formazione, sulla sicurezza sul lavoro? È molto importante parla sicurezza sul lavoro. Ieri mi hanno spiegato, era in formazione, hanno spiegato tantissime cose. Dispositivo di sicurezza individuale, anche per gli altri, per il mio stesso. Ho imparato tantissime cose che prima non lo sapevo mai. Quindi adesso sai quali sono i tuoi diritti e i doveri nel momento in cui dovessi entrare nel mercato del lavoro? Sì. Ieri ho sentito tantissime cose, prima volta, anche i miei diritti in Italia, che come esiste. Ci sono tanti ragazzi che stanno partecipando a questo corso di formazione. Siamo adesso in compagnia di Ali, che è il mediatore dello SPRAR di Aidone. Ali, quindi tu che hai questo rapporto con i ragazzi, ti è sembrato che siano interessati a questo corso sulla formazione sul posto di lavoro? Sì, io direi di sì, perché i ragazzi lo vedono molto interessati e molto bravi, cioè hanno voglia di capire cosa serve, hanno voglia di capire cosa sono i diritti, hanno voglia di capire come si lavora in Italia, quindi lo vedo molto motivati e molto bravi anche con il corso.